Andrea Capellino, architetto, è il papà di questo stand multimediale del Consorzio per la tutela dell'Asti. Confermata questo carattere multimediale, poi ci sono delle novità, architetto. Ci sono delle novità, lo stand riprende le dimensioni e la forma dello stand dell'anno scorso, quindi abbiamo cavalcato il successo dell'anno scorso e abbiamo messo delle aggiunte. Abbiamo sempre questa forma quadrata dove i visitatori possono avere un percorso circolare. E questo percorso è basato sui cinque sensi, quindi tutti i cinque sensi: l'olfatto, l'udito, la vista, il tatto, e con l'aggiunta quest'anno di qualche chicca in modo che il visitatore possa sempre entrare maggiormente nell'Asti, che è un prodotto eccezionale perché riveste una tradizione importante e un'innovazione in continuo divenire, nel senso che le industrie che producono l'Asti sono sempre alla ricerca di nuovi stratagemmi per dare un prodotto sempre più importante, più puro, più di qualità. E quindi dicevo, queste chicche nuove che verranno inserite all'interno di questo stand sono basate un po' sulla multisensorialità, quindi un percorso polisensoriale dove il visitatore si immerge in un calice di Asti con una proiezione in Watch Out, in Pandora, e quindi si ha tutte queste bollicine, queste frustine dell'Asti che salgono, poi continua il percorso, ha il gusto, quindi ha questo pazzo che è Knam, che fa dei dolci, questi abbinamenti, pazzo, nel senso è veramente in gamba. Tira fuori sempre delle novità importanti, fa questi abbinamenti tra dolce, salato e asti. Poi c'è la zona dell'olfatto con questa ricreazione di bocce, dove all'interno di queste bocce ci sono tutti gli aromi naturali e artificiali, però definiti da essenze naturali che si trovano all'interno dell'Asti. Quindi il visitatore può arrivare davanti a questo mobile che riprende un po' il mobile delle vecchie farmacie, delle vecchie erboristerie, e sentire il profumo del mughetto, il profumo della salvia, il profumo della menta, del timo, che in una coppa di Asti, se ha con un naso giusto, riesce a trovare. Il percorso poi prosegue, abbiamo inserito del verde perché ci sembrava interessante mettere delle pareti di verde che riprendono un po' le pareti di Blanc, con sempre delle specie di piante che si ritrovano poi come profumi nell'asti, e poi quest'area del tatto dove praticamente è un po' la novità di quest'anno. L'area del tatto, ci sarà un mobile touchscreen dove il visitatore potrà scoprire la storia, le tradizioni e anche le aziende che compongono il consorzio, perché comunque il consorzio, inteso proprio come ente, è una cosa fondamentale perché comunque si muove dall'America o verso l'est del mondo per promuovere e tutelare l'Asti. Quindi questo mobile touch, un mobile del tatto dove il visitatore, senza vedere quello che sta toccando, tocca dei materiali che contengono o che comunque interagiscono col prodotto dell'Asti, quindi il legno, il sughero, il vetro, e sui pannelli degli LCD vedere le funzioni di questi materiali. Con una visione poi del processo lavorativo dell'Asti in 3D, quindi con gli occhialini. Questa è una cosa, visioni 3D già viste, però noi abbiamo cercato di renderla particolare andando in queste cantine e filmando la squadra di tecnici che sono usciti nelle cantine, filmati particolari delle strumentazioni e dell'attenzione che si fa, che è rivolta verso questo prodotto. E quindi con la visione 3D non è solo uno spettacolo fino a se stesso, ma è una tecnologia che è volta a
far capire bene come funziona, far capire meglio, nel senso dare profondità su come funzionano, come funziona l'iter produttivo dell'asti. E poi la cosa che a cui io spero adesso, è perché tutti gli stand sono prototipi di volta in volta, il visitatore quando entra in questo stand, cioè, sale, scende, fa delle curve, delle salite, è visitabile lo stand, quindi anche i portatori di handicap, disabili, diversamente abili possono visitarlo, questa è una cosa anche molto importante. Comunque tutto questo salire e scendere riprende un po' le colline che dove comunque l'asti vive, no? I vigneti di Moscato vivono. E, ho voluto inserire anche il vento quest'anno, nel senso che devo inserire delle lame d'aria che vanno a spingere su una parete di telo dove comunque ci saranno le colline e queste colline appena si arriverà davanti allo stand, quindi che farà parte del senso della vista, si vedrà questa grossa parete di 4 metri per 3 tutta vibrare e quindi è questo vento che entra nei vigneti e questo clima che abbiamo solo noi, non c'è nessun'altra parte del mondo che rende questo prodotto unico. Senta architetto, tutto molto suggestivo, anzi sicuramente suggestivo, poi alla fine però si degusta l'asti. Alla fine si degusta l'asti, no. Come tante volte avviene in certi musei dove si vedono tantissime belle cose, però alla fine poi il visitatore non riesce a toccare il prodotto, qui alla fine c'è asti a volontà, quindi sia dal punto di vista della quantità e della qualità. Grazie, va bene.